Officina d'arte Out Out presenta Lo specchio, quando la vita si riflette nel cinema. Un podcast di Emanuele Rauco. È l'ennesima propaganda abortista che ormai subiamo con quotidianità. Pare abbia tuonato Mario Adinolfi dopo la vittoria alla Mostra del Cinema di Venezia di L'Evenement di Audrey Diwan, che uscirà a inizio novembre in Italia col titolo 12 settimane. Certo, è Mario Adinolfi, non che il suo parere abbia un qualche effettivo valore e di sicuro non ci aspettavamo altro, ma è un segnale, l'ennesimo, del fatto che la cultura in Italia abbia un grave problema con l'aborto. Negli ultimi mesi sono stati realizzati e distribuiti molti film che hanno il ruolo della madre al centro del racconto, forse perché in questo momento in cui si cercano storie di donne, per le donne, magari dirette da donne per riempire un vuoto, le madri sono figure universali che possono essere al centro di film non necessariamente indirizzati a un pubblico femminile, che anche gli uomini possono sentire e raccontare. Il discorso però diventa molto più problematico e, a detta di alcuni, provocatorio, quando entra in ballo la libertà del corpo femminile, quando la fisicità della donna forza i limiti dello sguardo convenzionale e della moralità condivisa e affronta di petto i nodi della maternità, la sua concretezza spaventosa e dolorosa, o semplicemente la libertà di non desiderarla. 12 settimane racconta di questo, di una ragazza molto giovane e molto libera, nella Francia degli anni 60, in cui si diceva sì alla libertà sessuale, ma l'aborto era ancora vietato, e il film racconta proprio il tentativo di questa ragazza di abortire clandestinamente. Che un film del genere serva ancora oggi più di ieri è evidente tanto dalle frasi di Adinolfi quanto soprattutto dai dati. Mentre ci sono interi stati come la Polonia o il Texas che fanno di tutto per rendere l'aborto di fatto illegale, in Italia non sono poche le regioni che cercano di stringere sempre di più le maglie della legge 194, quella che regola l'aborto, e il numero crescente di obiettori di coscienza negli ospedali pubblici e il relativo business degli aborti a pagamento nelle cliniche private è il risultato di questo piano, con la conseguenza che in alcune regioni, come la Sicilia, sono tornati a crescere in modo preoccupante gli aborti clandestini, per non parlare di San Marino, che ha recentissimamente reso finalmente legale il diritto di abortire. Dans un petit hôtel, près de la gare. Pourquoi? C'était bien. Je sais pas. Allez, raconte. T'aimais bien faire l'amour avec lui? Ça ne te regarde pas. Franchement, j'aurais jamais pensé que... T'as eu des histoires comme ça. Une histoire. Oh, une histoire. Arrête. Ma la questione è culturale, non solo legale. È l'idea che la donna che decide di abortire debba soffrire e che si faccia di tutto per farla soffrire. La protagonista di 12 settimane, che sarebbe poi Annie Ernaux, la scrittrice che ha raccontato la sua storia nel libro L'Evento, da cui Diwan ha tratto il suo film, mostra il dolore che la società le impone per compiere un atto di cui dovrebbe avere piena libertà in una sequenza molto forte, che fa il paio con quella analoga di 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, il film di Christian Mungiu, che è un po' la pietra miliare del cinema contemporaneo sull'aborto. E anche quando la libertà di scelta sembra assodata, si chiede alla donna di avere un rimorso, un dolore intimo se non esteriore. È il nostro retaggio cattolico che ce lo impone, anche se proviene da un'area avversa, come si può leggere nella recensione di Luigi Abiusi, critico del Manifesto, su Uzak, in cui accusa il film di mancare di controcanto tragico, di non avere ritratto una donna addolorata per la sua scelta, quando Ernaux era chiara a proposito. Questa materialità pura aveva qualcosa di strano e rassicurante, né sentimenti né morale. Ho cancellato l'unico senso di colpa che abbia mai provato a proposito di questo evento. Ma c'è un altro film recente, non a caso anch'esso vincitore di uno dei più importanti premi cinematografici dell'anno, ovvero la Palma d'Oro a Cannes, che parla in maniera vibrante e anche ostica del corpo femminile. Ah!
Titan è un'altra opera seconda, come 12 settimane, diretta da Julia Ducournau, altra regista francese, e anche questo non mi pare un caso, in cui una ragazza affronta un'odissea tra carne e metallo, impianti e rapporti sessuali non convenzionali, tra improvviso e inconscio desiderio di morte e bisogno di vita. Senza stare a svelarvi troppo della trama folle, la ragazza resta incinta in modo inaspettato e comunque decide di tenersi il figlio nonostante sia costretta a modificare sempre più il proprio corpo. Ducournau, che aveva già raccontato le pulsioni insostenibili della carne nel film d'esordio, Raw, ha realizzato un film radicale proprio sulla libertà di essere attraverso la fisicità. Uno sguardo esplosivo e perfino respingente sulle possibilità della materia organica di cui siamo fatti e di come questa materia influenzi le nostre identità, in senso armonioso oppure conflittuale. Parla di maternità contro ogni resistenza, contro ogni buonsenso, ma amplia il tema al rapporto tra chi siamo e la materia mutante di cui siamo fatti. È un film che sfida lo spettatore, la sua capacità di credere a ciò che vede, di dargli un senso non banalmente narrativo, usando perciò uno stile stordente ed eccessivo. E anche se sembra ideologicamente di segno opposto a 12 settimane, ha come unico vessillo da sventolare quello della libertà di fare dei nostri corpi e delle persone che li abitano ciò che vogliamo, anche di ferirsi se necessario. Spero che questo riflesso vi sia piaciuto. Per approfondire questi temi, oltre a vedere i film di cui vi ho parlato, che sono nelle sale o che stanno per uscire, vi consiglio ovviamente di leggere L'Evento, il libro di Annie Ernaux, di cui 12 settimane è un adattamento. Spero che sarete con me fra 2 settimane per il prossimo riflesso. Se vi è piaciuto questo, mettete mi piace, condividete e fatelo sapere in giro. E io mi auguro di sentirvi ancora. Ciao!